Diamo il benvenuto a Marco Calisse, al Creative Party dell'Accademia del Lusso di oggi. Benvenuto Marco. Grazie di avermi invitato. Grazie a te per essere venuto. Noi ti conosciamo per tanti progetti, Bag Mag, la tua agenzia CM Project, Miss Precious. Volevo iniziare un po' dagli albori. Qual è stato per te il progetto che ti ha fatto venire alla luce? Appunto, CM Project, proprio il nome, era l'idea, era un progetto che avevo da tanti anni e che avevo coltivato da tanti anni con l'esperienza lavorando in varie agenzie di moda, e quindi poi ho deciso di questo progetto di farlo diventare realtà, e da lì è nata questa agenzia di eventi che poi con il tempo è diventata un'agenzia di casting per modelli e modelle. Qual è secondo te il valore aggiunto che ha la tua agenzia, la CM Project? Ma no, noi principalmente non è un'agenzia per grandi top model, è appunto per iniziare intraprendere questo lavoro di fotomodella e indossatrice. Quindi nasce appunto per creare i primi passi di chi si vuole affacciare a questo mondo, il mondo quindi dello spettacolo e della moda. Io curiosando un po' su tutti i tuoi blog, i tuoi siti, mi sono resa conto che non è infatti una solita agenzia dove vediamo venerare la bellezza in assoluta. Perché tu ben sai, insomma, che non c'è questo, non è sufficiente semplicemente la bellezza, ben mi saprei dire. No, ma perché, allora, una delle cose che ho voluto creare appunto in questo progetto è che comunque secondo me è una cosa reale, che shooting fotografici comunque, o tantomeno editoriali, non sono editoriali o shooting che si fanno solamente basati sulla moda. Io posso creare anche uno shooting fotografico per una campagna pubblicitaria, per un ristorante, tantomeno per un negozio, quindi non ho bisogno solamente di bellezze assolute, ma quindi anche di persone normali. Poi non lavorando solamente con la moda, ma anche con gli eventi, quindi mi possono richiedere delle comparse, delle figurazioni speciali o appunto campagne pubblicitarie che non siano solo per... Quindi un'agenzia a 360 gradi, insomma. Ci proviamo. Ascolta, per quanto riguarda il tuo fashion contest, che ho visto che ha preso sempre più piede, l'ultimo si è terminato poco più di un mese fa, precisamente. Sì, il 3 marzo. Sì, Miss Precious è un fashion contest rivolto alla bellezza delle ragazze che si vogliono affacciare in questo mondo, ai giovani stilisti che vogliono presentare la loro collezione e a fotografi, in questo caso, di moda. È un pochino intrecciata la situazione, ma è molto più facile poi magari viverla. Sono 16 ragazze che concorrono per il titolo di Miss Precious e 4 stili e 4 fotografi che realizzano le campagne pubblicitarie per questi 4 stilisti. Quindi vediamo, quel giorno abbiamo la possibilità di valutare sia il portamento della modella sia la fotogenia, e sia poi scegliere un fotografo che poi realizzi alla fine questo lookbook e campagna dello stilista vincitore con la modella vincitrice. È ormai la terza edizione del contest, sta piano piano salendo sempre più di livello, ci sono grandi soddisfazioni e ovviamente speriamo di crescere ancora. Ci sono delle nuove curiosità che vuoi introdurre all'interno del prossimo Miss Precious? Sì, cambierà di nuovo forma, non sarà più, ci sarà un cambiamento totale, il primo che non si chiamerà più Miss Precious Fashion Contest, ma Precious Fashion Contest, perché il nome Miss Precious fa pensare troppo al concorso di bellezza di Reginetta, invece non è, quindi facciamo cadere il Miss e rimane Precious. Poi l'evento si svolgerà non più in una serata, ma saranno 2 serate, perché concorreranno 8 stilisti emergenti, 8 fotografi e 25 modelle, quindi si terrà in 2 serate e quindi poi ci saranno altre novità che comunque stiamo ancora pianificando. Ma quindi già con le 2 serate diciamo che sei lungimirante, insomma, hai dei grandi progetti. Sì, perché diciamo che la manifestazione Fashion Contest quest'anno ci ha portato grandi risultati e speriamo appunto di crescere, come dicevo, di crescere sempre di più con il patrocinio di Roma. Stiamo cercando di farlo, dare molta più vetrina ai giovani stilisti e fotografi e le modelle. Beh, giustamente, anche perché sono del parere che i giovani stilisti che hanno del talento devono avere anche degli sbocchi comunque professionali che li valorizzano. Certo. Per quanto riguarda le aspiranti indossatrici, cosa gli consiglieresti a tuo parere? Indossatrici, quindi cosa... Allora, purtroppo non è ben chiaro a tutti, gli indossatrici sono delle misure già stabilite, partendo dall'altezza. Questo è un problema che
molte ragazze che poi vedi dei servizi alle Iene o tanti programmi del genere, l'indossatrice deve essere superare un limite di altezza, quindi non ci illudiamo, chi vuole fare l'indossatrice deve avere le misure già stabilite e poi non è Roma sicuramente per l'indossatrice la città ideale, quindi di trovare un'agenzia di moda, ma magari almeno. Quindi comunque per quanto riguarda invece quello che è il fashion system visto un po' a 360 gradi dei grandi nomi delle modelle quali Eva, Naomi, che tutti conosciamo, credi che abbiano qualcosa che le accomunano? Ti sei ispirato a loro per qualcosa nel tuo operato oppure a tutto ciò è diverso? Ma per la te? Bellezza e quello che il mercato comunque richiede è in continua evoluzione, quindi no. No, infatti ho visto che hai preso strade totalmente differenti. Sì, anche poi, specialmente per Miss Precious Fashion Contest, dove comunque è la ricerca di una donna sana, una donna armoniosa, quindi non è... cerchiamo anche di combattere quello che è moda anoressia. Beh sì, questo è un fattore molto importante, anche perché comunque bisogna anche iniziare ad uscire un po' da questi schemi soliti. Progetti futuri? Ci sarebbe Modeling, che è un reality che vorremmo creare con modelle, dove vediamo la vita dietro le quinte del lavoro di modella, perché magari pensare di fare la modella o lavorare all'interno della moda sia facile, sia solo serate, divertimenti, giornali, come se invece far vedere un attimo dietro le quinte di quello che c'è, quindi il vero lavoro. E comunque, il backstage, no, il backstage, sì. Comunque ci sono dei sacrifici da parte di tutti, l'ideazione, per magari far vedere come si dà l'ideazione di un lookbook, di una campagna, quindi dalle partite dall'ispirazione, a vedere il percorso che la modella fa, tutto il percorso di maturazione artistica, quindi creare un backstage di quello che è dietro le quinte di questo magico mondo della moda. Beh, lodevole da parte tua, perché comunque cioè, molti vedono un po' campata lateralmente tutto ciò che è il mondo moda, diciamo che vedono un po' solo troppo le cose belle, quindi è giusto questo approfondimento che tu fai. Io ti ringrazio, per grazie me è stato un piacere conoscerti, spero che ci saranno altre occasioni. Certo, certo. Ti auguro un grande in bocca al lupo per i tuoi progetti futuri. Grazie. Grazie.